Ciao, buonasera a voi. Grazie mille per il tempo che ci dedichi. No, grazie a voi, non me la sono tirata. No. La scorsa settimana in notturna, e quindi avendo girato in notturna, che succede? Che mentre voi andavate in onda, quando andavate in onda noi stavamo dando il ciak, l'azione, e quindi era impossibile partecipare. Adesso che giriamo invece di giorno, abbiamo finito da poco, siamo a vostra completa disposizione con grande piacere. Grazie mille. In realtà, sapendo che era Radio per Bacco, io ero convinto che tu facessi fermare le riprese del film, fermi tutti, di andare in onda con Radio per Bacco. No, l'ho messo in imbarazzo. Guardate qui, no, in imbarazzo, che cioè, poi dovremmo dire tutto. Ci sono momenti in cui anche noi abbiamo bisogno di brindare, perché qui siamo nel Vulture, siamo tra Venosa, Melfi. Adesso ci arriviamo, Domenico, adesso ci arriviamo. Allora devo dire che ho avuto il piacere. Allora... Scusami. Prego, parla. No, stavate parlando voi, vi ho interrotti? Stavo dicendo che abbiamo avuto la fortuna di avere a che fare con il tuo ufficio stampa, con Silvia, che è stata carinissima, e mi ha spiegato il progetto. Quindi è la nostra prima volta con un regista al telefono, e soprattutto è la prima volta di un regista che sta girando un film che ancora non è pronto. Quindi stiamo un pochino bruciando le tappe, e questo ci fa piacere sia per Radio per Bacco, sia perché sei così cortese da raccontarci quello che sta succedendo in Basilicata. Anche per me è la prima volta da regista, ho sempre fatto l'attore, quindi siamo tutti alla prima volta. Siamo. Ma anche sceneggiatore? Sì, anche sceneggiatore. Porca paletta. Questo film l'ho ideato io, da soggetto... Naturalmente ho un co-sceneggiatore, un altro sceneggiatore con il quale ho scritto, perché la Cinema mi ha affidato ad uno sceneggiatore molto esperto, Salvatore De Mola, che quest'anno ha vinto il David di Donatello per aver scritto il film La stoffa dei sogni di Gianfranco Gabiddu, interpretato da Sergio Rubini e da Ennio Fantastichini. E soprattutto Salvatore De Mola da 20 anni scrive le puntate che tutti guardiamo del commissario Montalbano. Wow! Complimenti! Quindi, insomma, sulla sceneggiatura... speriamo di essere robusti, insomma, di essere forti con le spalle belle grandi. Direi proprio di sì, dai. Allora, comunque, parlaci un po' di questo progetto. L'ho data io. Dai, ok, parlaci un po', dacci qualche news, dai. Allora, io sono lucano di Matera, una bellissima città. Matera, certo, che sarà capitale europea della cultura nel 2019, però sono appassionato della mia terra, della mia regione. Io vengo dalla... sono cresciuto a Matera, però la mia famiglia è di un paesino che si chiama Montalbano Ionico, in provincia di Matera, sullo Ionio, nel Metapontino, insomma sotto il Golfo di Taranto, ai confini con la Calabria. La mia famiglia mi ha insegnato ad amare questa terra, e ad un certo punto un giorno mi sono ritrovato nel Vulture, in un'altra parte della Basilicata, la parte nord-orientale, verso Melfi, dove c'è la Fiat. Perché? Perché qualche anno fa hanno fatto i lavori per allargare, per fare la terza corsia della Salerno-Reggio Calabria, e allora io, per evitare quelle file chilometriche, cioè vi spiego proprio come nasce un film, da che cosa nasce, da fatti della vita. Siamo tutti per evitare ricchi. Quelle file di 6, 7, 8 chilometri sulla Salerno-Reggio Calabria, allora che ho fatto? Ho percorso una strada nuova, la Bradanica, una strada che era tutta interrotta, semi-interrotta, e che finalmente è stata aperta quest'anno, inaugurata quest'anno. Facendo quella strada io attraversavo il Vulture, questi meravigliosi vigneti, questi paesaggi che sorgono alle pendici di un vulcano, appunto il Vulture, che è un vulcano spento da millenni, che ha i due crateri sono diventati due laghi, là, i famosi laghi di Monticchio, e vedevo questi vigneti. In autunno soprattutto poi questi vigneti diventavano rossi piano piano, poi si ingiallivano, e ho sentito parlare di aglianico, di questo vino. Ho cominciato a studiare di questo vino, che si chiama aglianico adesso, ma in realtà si chiamava ellenico, perché questo vino fu portato sulle sponde, sulle coste della Magna Grecia, quelle sponde di cui vi ho parlato, del Metapontino, da dove viene la mia famiglia, sotto Taranto, verso Metaponto, dove Pitagora fece il suo tempio, il tempio di Era, e poi dove studiò e teorizzò il suo famoso teorema, no? Quello, ve lo ricordate il teorema di Pitagora oppure no? Perché io sono diventato un esperto. L'ho saputo, vai. Sui catechi, cioè il quadrato dell'area costruita sui catechi è uguale al quadrato dell'area costruita sull'ipotenusa. Più o meno questo dovrebbe essere, non sarebbe stato un ciuccio in matematica. Comunque, ripartendo dai greci, i greci arrivano sulle coste della Magna Grecia e portano
questo vino, queste viti, queste radici, che poi portano, risalendo la regione Basilicata, verso il Vulture, in questa parte, sotto questo vulcano, e il vino che si chiamava ellenico, fu stroppiato in dialetto, e divenne da ellenico, divenne aglianico. Ecco, e quindi qui siamo al nome. Perché questo aglianico ha un sapore particolare? Perché, dato che tutti i vigneti si estendono, diciamo, nell'area di 9 paesi, che sono Melfi, Rio Nero, Maschito, Venosa, Acerenza, Forenza, hanno dei nomi particolari bellissimi, questi vigneti si estendono sotto il vulcano ed hanno preso un sapore particolare, e quella è tutta terra lavica, è terra forte. Quella terra lavica, con tutti questi minerali, questi elementi della natura, ha dato al vino un sapore fortissimo, e l'aglianico è diventato uno dei vini italiani più pregiati e più venduti nel mondo. Io, studiando queste cose, guardando questi paesaggi, andando con la macchina, anche perché io lo dico alla radio, però tanto siete a Roma, no? Sì, io vi parlo da qui, ma voi siete a Roma, così, quindi i vigili urbani e la polizia stradale non ci ascoltano, no. Non essendo autovelox, io potevo percorrere a tutte le velocità questa strada, ma dati i paesaggi andavo lentamente. Mi sono innamorato di questa terra e la mia fantasia ha cominciato a galoppare ed è venuto fuori Wine to Love, questo film sul vino che ho fatto. Un giorno l'ho portato al Rai Cinema, è rimasto sepolto per 7-8 mesi sotto tante carte in un cassetto, e poi un bel giorno mi hanno chiamato e mi hanno detto: ma lo sai, il suo soggetto ci piace? Perché non ce l'hai dato subito? Perché non ce l'hai dato subito? Che cosa stavi aspettando? Perché ci hai messo così tanto? Bravissimi, mi sono sentito in colpa, la prima cosa che mi avete fatto: ma questo soggetto è bellissimo, è particolare, non abbiamo un film del genere. Questo è proprio da mettere nel piano industriale del prossimo fino a anno. Ieri non ce l'avevi, adesso ce l'hai, ce lo potevi avere anche 7 mesi fa, se lo vedevi, voglio dire, no? Esattamente, e quindi in pratica è bellissimo, era talmente bello che il soggetto me l'hanno fatto scrivere tipo 7-8 volte, ecco, appunto. E quindi voglio era dire bello, era bello, non perfetto. Se fosse stato brutto, credo che è rovinato. E poi ad un certo punto, invece, quando il trattamento, la fase successiva è diventata bella, eccetera, eccetera, è stata attivata una sceneggiatura, loro hanno trovato, Rai Cinema ha trovato un produttore bravissimo, giovane in gamba, Cesare Fragnelli, di Altre Storie, grande produttore e distributore, che ha 40 anni ma ha già prodotto una ventina di film, che si è innamorato del progetto perché anche lui è un terrone come me, è di Martina Franca, in provincia di Taranto, ed è un amante invece del primitivo di Manduria, del Negramaro, del Salice Salentino, quei vini. È nata tra me e il produttore, oltre che il solito conflitto, quello dialettico tra produttore e regista, anche quello sui vini. Anche lui poi ha imparato ad amare l'aglianico, anche lui, e ci siamo ritrovati qui a realizzare questo film, lui come produttore e io come regista. L'importante è che riuscite a fare qualcosa che non film. L'importante è che voi riuscite a fare qualcosa che non vi imbriacate sempre, perché se state sempre a parlare di vino siete rovinati. Sai quanto durano ste riprese? Anni durano. Sì. Allora, noi alla fine noi non stiamo a parlare di vino, il fatto è che lo beviamo proprio. Ecco, certo. Appunto, esatto. E quindi bevendolo Le cose vengono meglio. La storia. Esattamente, le cose vengono meglio bevendo questo vino. E voi e poi naturalmente vi citiamo. Questo non, io fino a pochi minuti fa questo non lo sapevo, da questo momento in poi vi ascolterò anche sul web, in pratica. Però quando ci viene un'idea fortissima diciamo o per Bacco, e quindi siamo in tema, insomma. Siamo citati frequentemente. Domenico, assolutamente sì. Non dico che non sia piacevole ascoltarti, perché è fantastico ascoltarti, sei piacevole, beh, insomma, lo saprai, ti avranno fatto i complimenti in mille, non sarò io il 1001esimo. Esatto. La storia del film, non l'abbiamo raccontata la trama? Per gradi, siamo qui, voglio dire. No, posso stare con voi 6 ore a parlare. Sì, ti ringrazio, ma io e Luca abbiamo anche altre vite da portare avanti. Perfetto, allora la storia del film è questa. In pratica...
Il tema vero del film è questo, adesso vado in sintesi. Grazie. È la storia di un viticoltore di una volta antico che coltiva il vino proprio veramente come facevano i greci, nel modo super biologico, e quindi rispetta la natura, non usa additivi, non usa nulla, solo che è un orso, non ha una donna, non ha mai avuto una donna, è innamorato di una ragazzina che è sparita, è andata in America, è diventata la modella più famosa del mondo, è pieno di debiti, non sa come risolvere, perché ha questi vigneti bellissimi, e solo che lui non lo vende il vino, non lo dà ai grandi supermercati, alle grandi catene di distribuzione, lo dà a chi lo merita, a chi ama veramente il vino, è un romantico. Dall'altra parte ha un fratello che vuole vendere questa terra, che invece è nel mondo del business e vuole fare un grande club exit, esclusivo per farci dire. Il golf. Porca paletta, come il golf? È un conflitto. Sì, ci vuole fare un resort per il golf e vuole distruggere i vigneti, e quindi è la lotta fra il local, cioè fra la nostra grande enogastronomia di qualità, fra il nostro artigianato, eccetera, e il mondo globale della globalizzazione. Il tutto condito da una grande storia d'amore, che poi tornerà questa donna di cui Enotrio, il nostro protagonista, l'ho chiamato Enotrio perché gli Enotri furono il primo popolo ad abitare la Basilicata, che vinificarono, fecero il primo vino in Basilicata alcuni millenni fa, prima della nascita di Cristo, e in pratica, e poi Eno, pensate che l'Enotria non era solo la Basilicata, la Basilicata e la Puglia tutta insieme. Nella sua semplicità il nome è geniale, esatto. Enotrio. Grazie, esatto. Troppo buoni. No, ci mancherebbe, l'hai deciso tu il nome, mica l'ho deciso io. Esatto. E in pratica che succede? C'è questo conflitto tra due fratelli che poi si contendono questa donna che è la protagonista del film, Anna, che è interpretata dalla meravigliosa e grande Ornella Muti, che ha letto il film weekend di alcuni mesi fa e ha detto: voglio fare questo film, ed è il suo grande ritorno al cinema. Oh, per Bacco, c'è da dire, scusa. Una reentrée, non so se è poco elegante dirlo, ma insomma è un po' che Ornella Muti non calca le scene cinematografare, come si diceva negli anni 50. Mi sbaglio? Sì, era un po' perché viveva all'estero e ha fatto qualche film all'estero importante, di grande qualità, in Italia no, e poi ha girato prima di questo adesso l'ultimo film di Virzì e ha accettato di fare Wine to Love, e noi siamo contentissimi. Senti, tu mi sembra di capire, tu sei Enotrio perché è la sua proprio, non potrebbe essere altrimenti. Sì, sono Enotrio. E posso chiederti chi interpreta il fratello di Enotrio, il globalizzatore, chiamiamolo così? Il globalizzatore, cioè lui, io sono Enotrio Favuzzi, Luca Favuzzi, mio fratello, è Michele Venitucci, bello, figo, cioè Michele Venitucci è uno dei protagonisti di Romanzo Criminale, di tante fiction e tanti film che vedete, insomma, così. Poi c'è questo ragazzo arriva dall'America che è mandato da questa donna che vuol comprare i vigneti, che è Laura Rush, e c'è poi una contesa, tutti vogliono comprare questa terra meravigliosa, che è interpretato da Alessandro Intini, un altro bellissimo, e poi Laura Rush è interpretata da Jane Alexander. Senti, ma questo film quando pensi che lo potremo vedere? Allora, voi che siete io per Bacco, appena c'ho pronto la prima copia, insomma, del girato, il primo premontato, vi invito a vederlo. Poi per il pubblico, con tutto il film confezionato, eccetera, diciamo nel 2018, noi abbiamo iniziato da 2 settimane, abbiamo ancora 3 settimane da girare qui, e poi la settimana prima di Natale andiamo a girare per una settimana a New York, perché dobbiamo girare a New York sotto Natale, con l'atmosfera natalizia, con la neve, eccetera, perché questa terra, se la vuole comprare una grande proprietaria, manager della più grande enoteca del mondo, che sta a New York, si chiama Witch Wine, appunto, interpretata da Laura Rush, interpretata da Jane Alexander, e andiamo proprio a girare a New York. Wow. Da Witch Wine. Che bello. Complimenti, Domenico. Non ho parole, ti ringrazio. Grazie. Sarà veramente un grande onore stare con grazie te. A voi. No, ma ci mancherebbe. Ci mancherebbe. L'hai raccontata così bene che adesso stanotte mi sogno in odio, che dice: no, resisti, non vendere. Allora facciamo una cosa, ci prometti che quando sai la data che uscirà il film ci contatti e ti ricontattiamo noi e facciamo una trasmissione dal telefono sul tuo film, piacere. E lo lanceremo anche su Radio Per Bacco? Assolutamente sì, non solo prometto, vi ringrazio e sono uno che mantiene le promesse. Grazie. Sono io che ringrazio voi per questa attenzione. No, ci mancherebbe, ci piace stare... E non è facile poi trovare tanta disponibilità
da una persona come te che in questo momento poi sta in pieno lavoro. Non solo, immaginare. Ma adesso svelo una cosa che mi ha detto fuori onda. In realtà è tornato da poco in albergo perché hanno finito le riprese tipo un quarto d'ora fa. Quindi immagino che dopo una giornata di lavoro, perché sarà anche divertente, lo spero, però stanco pure. Però, capito, sarà anche stanco e anche un po' affamato e assetato. Ma tra i due appuntamenti, tra il